Allez, je vous en parlais. Comme chaque vendredi, France 3 Corse Via Stella vous emmène Perchilo, qui ce soir on prend la direction de Santa Lucia di Dalla, Economia Abita Paisana, au tourisme. Ritrouvez vous en prologue à Jean-Philippe Maté et Jean-Philippe Bonazer. Salut Stella, salut à tutti. Alors, siamo in Santa Lucia di Dalla, in Appia Vida Dalla, e mi ritrovo due invitati stasera per parlare di questo paese. Allora, mi trovo in prima di tutto, Jules Barthes, salut, e siete il maire del paese dopo il 2014, buonasera. E mi ritrovo il secondo invitato, Alphonse Mondoloni, voi siete il più anziano del paese, buonasera. Buonasera. Allora, questo paese di Santa Lucia di Dalla, ci l'ha detto che ha una storia tamante qua a presenza di Isignori, ha una cultura della lingua di prima trinca, ha una petruzzata prima la via. Ma in prima titolo, una domanda d'attualità, Jules Barthes, per voi, Sazichina che ci tocca si state, come gestite, avete piegato qualche misura? C'è una chance, questa è una buona questione, c'è una chance di... E mica giustamente sul problema, ciò di che il Comune ha anticipato questa periodo di circadia e di caldamono, il progetto principale del Comune è la riabilitazione di tutto il risultato d'acqua potevole e dunque abbiamo fatto in qualche maniera ciò che ci voleva fare perché i paesani mancassero mica d'acqua. Oh, ne mancano mica, no. Dunque, e ci ne paesani quest'anno che ci sono noi paesoli in Dalla? Ci ho detto che c'è di nuovo il paese centrale, Santa Lucia, e dopo ci sono di nuovo altri paesoli, noi paesoli. E c'è niente, biagiano? Come tutti i paesoli, mi pare, di stati, il 15 agosto, Santa Maria e i suoi paesi non so culmi, e c'è il più mondo a Stepica qui. Allora, il paese di Ciu ha una storia tamante, con la presenza di Signori e soprattutto di Rinuccio della Rocca. E mi avanza appena, abbiamo girato un soggetto a rimanere con Lionel Luciani e Dume la Meta. Femmo punto, giusto appunto, abbiamo fatto un soggetto a nota sa storia e il patrimonio che dosighi culturale o di storia di suo paese. Ascoltate. Su luogo, a Catamanzè di più di 5 secoli di storia. Saga pela qui, Lisa Pupogna conosce bene. E a Oasa di a Piazza Vorte di Avamiglia della Rocca, fondata in 1492. Un poco sbandonata a rombo di secoli, il convento San Francesco di Santa Lucia di Dalla è in traccia di essere arrivato poco a poco. Forse mica così maestoso che attendo, il luogo è ricco di una storia tamanta. Rinuccio ha fondato questo convento a fine del XV secolo, ananta i resti di uso castello, di la sua fortezza. Possiamo vedere un pezzo qui in un giro. E tanto questo convento era simbolico di la sua forza, di uso potere, in qualità di conto di Corsica e soprattutto di Signori. Segno di una volontà di dare un soffio nuovo a questi luoghi, il convento è sempre dritto e beduio. A parte appartenendo alla collettività di Gortiga, è stata arrivata in ramo e trasformata in mediateca. In dieci di un paese si può non ritrovare l'opera regacciata quando è stato venduto il convento al XIX secolo. Come su trittico di un maestro castelsardo offerto a Rinuccio della Rocca o su Beneditino portando l'armaratura di un conto di Gortiga. Siamo ora ancora un paese caratterizzato da casoni in maio di granito grigio costruita in Anta Iscoli. La storia di Santa Lucia comincia veramente al Medioevo e qui ci troviamo in Anta Cudetta, al punto più alto, in cui gli uomini si sono installati. E tanto vedremo che in un villo della storia c'è l'architettura che comincia dal Medioevo fino all'epoca moderna. Allora qui ci troviamo davanti a Casa Torre, costruita verso il XV secolo. Tanto si chiama di no a casa di Giacomoni, che campa sempre la stessa famiglia da poi a sua costruzione. Tanto di una casatura tradizionale a Corsa, fatta per guardarsi e si difende dagli assalti. Ma al di là dell'architettura, la cultura della lingua ha fatto campare il luogo durante anni e anni. Ora, la Meria ha deciso di far visitare un fragno creato al XVIII secolo. L'impiegato di Agumun, Antoine Fogacci, si ricorda con nostalgia quando il mulino gli ha già sempre 30 anni fa e si rallegra di poterlo mostrare. Descourtant de l'époque, les filtres.
Il te piace de retransmettre sa passion, et pour nous, c'est une affaire qui commence là. Je tiens à cœur que le monde dentro du pays s'est lanciato nella raccolta della lì di luglio. Et c'est d'autres personnes qui travaillent dans le cœur, non? Et je vais te piacere. Logo d'agricoltura, pilastro di Atara di Signori, ricco d'una storia eccezionale, Santa Lucia di Tala è un paese che prova a mantenere l'usi e a vita, posto qui in Dazara tra Osartinese e l'Alta Rocca. Alors, Jules Bartoli, les montagnes d'un dosodietto, oui. Au Gombento est in traccia des arrivates. Comment vous individuez de ce Gombento qui c'è una parte della collettività di Gorse che ha dato in una médiathèque alle montagnes, e beh, par voi, che è ça? C'è una certa fierté di avere un progetto così in Anta Comune e volevo approfittare di ringraziare la collettività di Gorse che ha ripreso il progetto del Dipartimento di Gorse della Sultana e sa struttura adesso un soffio nuovo, mica che per la Comune ma per tutta la regione e penso che le attività culturali, patrimoniali e artistiche possano essere fatte in suo luogo. Ne tirate una certa fierté? Una certa fierté e faremo di noi tutto necessario per arrivare a parlare di tutti i nostri luoghi che sono stati un po' dimenticati. Allora, Alphonse Mondoloni, tocca a noi. Voi siete partiti in Parigi per lavorare, siete voltati a ritirata. Come sono cambiati i luoghi? Come è cambiato il paese in tutti i sensi? Ah, il paese è cambiato un po' troppo. Perché quando sono venuto, facendo 27 anni, c'era il mondo senior, vicchiaredi, diciamo. C'era il mondo commercio, c'era il mondo sette panitera, c'era sette boulangerie. La mia boulangerie è panitera. C'era tutti i corpi di mecchie. E a Oa? E a c'è due pizzerie. Stavamo comunque un macedare. Una farmacia e avevamo un dottore due volte a settimana, c'è già pa' male. Ouais, qui Alfonso punta bene l'udito i problemi di nostri paesi che si sviluppano poco a poco e donc è difficile per noi, meri di questi paesi, di pure mantenere all'annata tutti i commerci. Ouais. Allora, ma i commerci bon, sono difficili a mantenere, ne ma a parlare appena dopo. Intanto poi avete fatto arrivare tutti i sibiti garudi a Cudetta, che muoiono sullo dietro. Era importante per voi di rinduanire questo paese? È più che importante, perché il paese ha tutta una storia di idea, come tu volete dire, innanzi, poi l'architettura del paese fa sì che è un paese visitato. Dunque noi cerchiamo poco a poco i mezzi da comune con l'aiuto di collettività di rimettere tutto in estate e ritrovare un poco la bellezza del paese innanzi. Questa è la prima di cose, ma ciò che voglio dire è che in questo momento c'è come un soffio nuovo, che ripeto, c'è mondagioni che ripetono i commerci o i commerci familiari o che si installano e se io posso mentuare, c'è il salone di Gapidi, c'è le pizzerie, c'è i bar, c'è due ioni che vengono ad aprire prodotti gorsi. Ci sono i giovani che sa Gilles Bartolino Gapiti, ci fermo a meno di due minuti di dia. Un affare bisette dia opposto voi, per conto vostro, a un progetto di carriera in Fuzza, di Petanoi. Spiegateci l'affare per chi? Ebbene, faccio due anni abbiamo ricevuto un cartolario in Meria per un'inchiesta a Buglia con un progetto di carriera che non è mica in Antascio Comune, ma è in faccia da Comune, in Comune di Vozza. Subito abbiamo mobilizzato la popolazione che ci ha ringraziato e gli eletti della regione ci siamo mobilizzati contro questo progetto. E il privato ha rifusato per arrestare questo progetto, ma come siamo sempre attenti a tutte le evoluzioni delle cose, allora io vi parlo per se sarà l'impresa che taglia sul progetto, ha messo il tribunale amministrativo, ha arrestato il privato. Dunque noi a Comune, i comuni concernati, abbiamo preso due avvocati, l'associazione avvocati e sentiamo attentamente sul progetto, considerate mica. Sarà una ruina per tutto il mondo. Alphonse Mondoloni è appena alla corta, Jules Bartoli ne parlava appena a Nanzo. Che decisi più i giovani in paese? Un affare buono per voi? Che decisi più i giovani in paese? I giovani in paese, un bel che ci si chiede i giovani, sono i di ah, Nanzo c'è da mondo, c'è da cinque scuole, c'è la luce di pace,
c'era un registro di registramento, il notare, i feri, il segretario, ha aggiunto cose, non c'è più nulla. Non c'è più nulla, l'amanto paese, il più bello paese, il più bello paese. Il più bello paese, bon, ne mi appena ha parlato in uso dietro, e di Giacompo, vi ringrazio tra me in due, passa a fare qui. Anche io volevo ringraziare Via Stella. E sapete che siete sempre benvenuti qui in paese, ringraziate. Con piacere, così si compia questa pagina Pessiloghi in Santa Lucia di Talà. Un ringrazio di nuovo alle nostre squadre tecniche e a Lionel Luciani. E in Deedo, in paese Zo, in Pedralba, settimana che bene andremo in Pedralba, dunque con Paul Salor, un ritroverete il nostro dalavese Pessiloghi. Buonasera e a ringraziarvi.